Buongiorno, ci siamo? Come state? Tutto bene? Allora, fra un paio di minuti inizieremo la nostra lezione mattutina di Pilates. Ciao Cinzia e Anna Maria. E sarà una lezione abbastanza semplice. Diciamo, si lavorerà come al solito un po' in posizione retta, un po' in piedi per scaldare soprattutto i nostri muscoli. Ciao Maria Antonella. E poi inizieremo la parte vera e propria centrale del Pilates. Bene, aspetto Andreina, buongiorno. E aspetto qualche minuto ancora per vedere se qualcuno mi dice se si vede bene, se la distanza è giusta, se si vede la testa e si vedono anche i piedi. Mi parrebbe di sì, però datemi conferma. Bene. Ciao, buongiorno. Francesca Daniela, ciao, buongiorno. La Giuliana, ciao Giuliana, dammi per favore. Ecco Elisa, ciao Annalisa. Annalisa, se mi dai, ti si vede bene, grazie mille. Bene, e direi la musica, tanto più o meno il volume è sempre quello che tengo. Comunque iniziamo. Userò oggi, ovviamente, visto che per me è l'ultima lezione prima del Natale, perché poi ci rivedremo il 28 mattina, quindi. Per me questa è la lezione, diciamo, che conclude il mio ciclo fino a Natale. E niente, quindi utilizzerò delle musiche natalizie, come penso faranno molte delle mie colleghe. Ciao Francolina, ciao Franca. E come insomma faranno probabilmente anche molte delle mie colleghe durante la settimana. Sono vestita di rosso, come potete vedere. E queste qui in particolare sono musiche natalizie, ma di un gruppo che a me piace molto, il Volo, sono dei ragazzi, conoscerete tutti, hanno delle bellissime voci e qui cantano tutte le canzoni di Natale, quindi c'è proprio tipicamente le nostre. Bene, direi che sono le 8:31, quindi possiamo iniziare tranquillamente la nostra lezione. Mi date un ultimo ok? Per la musica. Grazie Annalisa. Ok, iniziamo con la nostra lezione. Ci mettiamo dietro al tappetino o sopra al tappetino se fa più comodo, con i piedi allineati sulla linea delle ali. Alta del nostro corpo. Fuori.
Bene, adesso faccio la circonduzione completa, alternando un giro in avanti, un giro in vai, ispiro quando vado in alto. Inclino e torno, inclino e scendo. Adesso porto avanti e tiro fuori. Lavoro sempre adesso con la stessa gamba, ok? Vai, uno. E sciogliamoci, molleggiamo sulle caviglie, mentre molleggiamo sulle caviglie portiamo le nostre braccia avanti, andiamo a flettere, braccio destro, braccio sinistro, seguendo con il leggermente col busto e con la testa. Braccia avanti.
e torno. Cambio. Portiamo adesso la gamba nostra destra indietro ed effettuiamo un affondo indietro, apro la stessa gamba che è andata dietro. Ok, facciamo per 6. Scendiamo. Ok. E andiamo al tappetino. Giù la testa. Giù il busto. Cammino con le mani verso il tappeto. Respirando. Vado ad eseguire degli slanci a gambe alterne. Buongiorno Stefania. Via. Scendo piano, avvicino le ginocchia e mi allungo. Corpo proteso, indietro. Alzo il bacino. E scendo. Alzo. Stendo giù.
vado su, su, torno, cambio, vado sotto, vado, appoggio e mi allungo. Vado ad eseguire dei push-up facilitati. Allungo la gamba, avvicino i gomiti al busto, scendo. Altri due. Stiro la gamba e allungo. Mantengo la gamba dritta. Posizione isometrica. Ginocchio, faccio un quarto di rotazione, porto fuori la gamba e scendo piano. Inspiro, fuori l'aria, piede flex, torno indietro. Mantengo, fletto la gamba e prendo il piede. Mantengo il braccio sotto la spalla, spingo le spalle lontane dalle orecchie. Avvicino il ginocchio e ruoto di un quarto e ritorno qua. Stendo bene. Cambiamo la gamba. Tiro la punta. Inspiro. Espiro quando salgo. Ancora due. Prendo il piede o avvicino. Lungo. Up. Torno piano. Avvicino. Col ginocchio, quarto di giro e apro, giù le scapole, scendo,
tesa avanti, espiro, piede flesso, torno, salgo un pochino di più. Avvicino il ginocchio e ruoto del quarto, dall'altra parte mi alzo. Vado nella posizione del plank. Teniamo qualche secondo. Lateral plank, vado sotto, apro, torno, lateral plank, sotto, ancora qualche secondo, scendo, stiro bene, porto le braccia dietro, sollevo le gambe e porto avanti e indietro le braccia. Attiva bene i glutei. Porto le braccia avanti, scendo. Stiro bene, vado a flettere. In due tempi, due volte. La gamba destra, vedete, due tempi, uno e due, e la sinistra. Ancora uno. Porto i gomiti vicini al busto. Mentre faccio il kick, quindi il calcio, spingo il busto nella posizione della sfinge e ritorno, chiudo le scatole, sguardo obliquo avanti basso, stendo, swimming. Scendo piano, porto le braccia dietro la schiena, double leg kick, stendo, flex, stendo, fletto, ruoto la testa dall'altra parte. Inspiro qua, espiro quando scendo. Stendo. Tiro le gambe e le braccia, ruoto il decubito laterale. Appoggio il capo,
appoggio la mano davanti al petto, salgo in torpedo, salti, inspiro, espiro. Laccio giù, allungo laterale, scendo, braccio davanti al petto, salgo in torpedo, sollevo le costole da terra, side kick. Inspiro avanti, espiro quando torno. Mantengo, sollevo leggermente, vado su con la gamba sotto. E ritorno. Scendo, gambe leggermente piegate, spingo su. E mi ruoto qua, piego la gamba, sollevo il bacino e vado ad eseguire in tre cerchi. E cambio. Espirando ruoto il bacino, sento scivolare il sacro verso i piedi, attivo l'addome, attivo il pavimento pelvico. Bene, scusate, io penso che ci siamo riavviati, e c'è stato un problema con la musica. E ogni tanto capita, ho messo una cosa più anonima. E Sandra, che sei lì, per favore, se mi puoi dire se è ripartito tutto e continuo con la lezione. Ok? Ci siamo? Scusate.
Splendida musica natalizia, sì, ma ce l'hanno bocciata, quindi ora l'ho levata e spero che finora si sia visto tutto e non so se la cosa si è riattivata, mi pare di no, perché nessuno, io blocco e riprendo allora. Nessuna notizia, quindi Lidia, mi puoi dire se è ripartita, per favore, perché si era bloccata la diretta per via della musica che non piaceva a Facebook. Buongiorno, grazie Lidia, sì, però non so se è un commento precedente o uno attuale. Nessuno mi risponde. Silvana, sì, vuol dire che si è riattivata la diretta? È ripartita, bene, grazie tante Silvana, sei stata veramente un angelo. Bene, allora ripartiamo dalla posizione seduta. Quindi diciamo che da una parte è andata bene che ce l'hanno bloccato quando avevamo finito tutta la parte dei side, dei laterali e dei dorsali, e quindi ora andiamo al lavoro sugli addominali. Ok, bene, ripartiamo. Bene, mantengo la schiena ben dritta, ricominciamo dal primo esercizio, dal roll back. Portiamo le braccia avanti, abbiamo detto che siamo in neutro, quindi siamo seduti sui nostri ischi, inspiriamo ed espirando ruotiamo il bacino. Quindi dobbiamo fare due cose, avviciniamo l'osso pubico all'ombelico e contemporaneamente sentiamo il sacro che scivola verso i piedi. Attiviamo il trasverso dell'addome, quindi soffiando portiamo l'ombelico dentro. Attiviamo il pavimento pelvico, quindi tratteniamo pipì e alto. Sono i muscoli che vanno anche a stringere e a attivare, a contrarre gli sfinteri, quelli del perineo. Torno, riporto tutto in linea, scendo, scivolo bene col sacro, ruoto il bacino, attivo addome e pavimento pelvico. Torno, inspiro, fuori l'aria. Mantengo e vado a fare delle piccole torsioni. Continuate, io mi accerto che sia tutto ok, che sia tutto ripartito. Bene, penserei di sì. Ancora 4, 3, 2, 1 e ritorno. Stendi. Scendo lentamente, faccio scivolare il sacro, espiro, porto sulla gamba destra e ruoto. La sinistra. E ritorno verso i piedi, srotolo la colonna e adesso lentamente scendo verso il tappeto, mi porto dietro i piedi, appoggio, espirando porto sulla gamba destra, porto sulla gamba sinistra. Vado in crunch e
comincio ad alternare le mie gambe. Mantengo il crunch. Mi raccomando, se avete problemi al collo, questo esercizio fatelo con la testa giù. E anche gli altri li faremo in crunch. Mantengo su, scendo giù, fletto a tavolino e vado su in crunch, allungo le gambe a 45 e tiro le braccia verso i piedi, scendo e via riparto, torno. Mantengo, apro le punte, posizione V Pilates, apro e chiudo, tira bene le punte dei piedi, tira, tira, scendi, appoggio, shoulder bridge, salgo vertebra su vertebra. Mantengo i piedi sotto le ginocchia, alla larghezza del pugno di una mano, mantenendo ben salda la posizione, il bacino stabile e ben allineato, vado a flettere e stendere la gamba alternando. Inspiro, espiro quando scendo. Continuate. Ciao Cristina, è ripartito tutto per bene, vero? Dai ancora! Adesso andremo a fare tutte le varianti, alcune varianti dello shoulder bridge, eh? Quindi siamo qua, ancora continuiamo per altre 4 esecuzioni. L'ultima, cercate di riappoggiare sempre il piede da dove l'avete staccato, come se si lasciasse l'impronta. Bene, adesso ci aggiungiamo questo, scendo, salgo e ritorno e alterno, scendo, salgo. Mantengo, scendo una vertebra alla volta, parto dallo sterno, adagio dall'alto verso il basso le vertebre, spingo il bacino verso i talloni, lascio che la lombare si attacchi, vado sul sacro e quindi stacco leggermente la lombare e vado nella posizione neutra. Mantengo.
espiro e schiacciando la lombare, vado quindi in imprint lombare, vado a staccare una alla volta le vertebre. Parto sulla gamba destra con la punta tesa. Espirando, scendo col piede in flex. Porto la gamba all'altezza più o meno dell'altra coscia e inspirando ritorno. Mantenendo sempre stabile il bacino, sempre allineate le creste iliache anteriori. Attiva le braccia, lo sguardo al soffitto. E facciamo ancora 4. Lascia andare giù il piede, appoggio, espiro, scendo vertebra su vertebra, torno in neutro, inspiro, shoulder bridge. Stabilizzo, porto sulla gamba sinistra, espirando, scendo, punta tesa, salto. Stabile il bacino. E scendo piano. Fuori l'aria, vertebra su vertebra. Sulle ginocchia. Crunch. Double leg stretch. Cerchi con tutti e due le gambe. Cambio. Single leg stretch. Mani alla nuca, criss cross. Fletto. Tre cerchi. Recupera. Cambio rotazione. Gambe a tavolino, espiro, 100, oscillo per 5 oscillazioni, espiro, per le successive 5 oscillazioni, inespiro.
Rilasso, appoggio. Porto le braccia leggermente aperte in fuori. Vado a rullare. Le gambe da una parte e la testa dall'altra. Fuori l'aria. Ginocchia a petto. Appoggio. Allungo la gamba sinistra a terra. Mantengo il bacino neutro. Quindi lascio un leggerissimo spazientino sotto le cinque lombari. Porto la gamba destra a tavolino. Inspirando quando allontano vado ad eseguire dei cerchi. Cambio la rotazione per 6 volte dall'altra parte. Mi fermo, porto le mani sotto la coscia, allungo, punta tesa. Fletto. Allungo, piede in flex, a martello. Fletto giù la punta. Stendo, mantengo la punta. Scendo con le braccia lungo i fianchi. Espiro quando allontano. Eseguo un cerchio molto grande. Mantengo il bacino stabile. Porto la gamba anche dall'altra parte. Fuori l'aria. Dentro l'aria. One leg circle ampio. Lento e ampio. Immaginiamo di avere il bacino incollato a terra. Altre tre. Scendo con la gamba, allungo anche le braccia. Metto le ginocchia, dondolo a destra e a sinistra, vado con le gambe da una parte, mi posiziono a sedere, gambe leggermente divaricate alla larghezza più o meno delle anche, stendo bene la colonna vertebrale, mi allungo verso l'alto, tiro le braccia. Stiro bene da una parte, stiro bene dall'altra. Lascio leggermente più divaricate le mie gambe, adesso inclino e ruoto. Vado a piegare le mie gambe, stendo la colonna, porto i piedi lateralmente,
Inspiro, inclino il busto verso i piedi. Inclino. Mermaid. Mantengo nel mermaid la testa allineata col mento sulla fossetta dello sterno. Porto le braccia qua, un po' più larghe delle mie spalle, inspiro, allungo bene la colonna, spine stretch, vado a spingere il petto dentro la gabbia toracica, spingo l'ombelico dentro, arrotondo il dorso, torno e allungo senza muovere il tratto lombare, arrotondo, si tratta di un allungamento del tratto dorsale. E ritorno. Scendo con le gambe unite e ruoto. Laterale, mi allungo verso i piedi. Vado a portare tiro bene jackknife allungo scendo piano, tiro bene le punte, scendo lentamente, adagio, allungo, fletto le ginocchia, vado a sedere, porto i piedi dall'altra parte. Mantengo la colonna ben distesa. Inspiro. Facciamo gli ultimi due esercizi, eh? Quindi questo mermaid e l'ultimo leg circle. Due ancora. E bene. Andiamo a distendere le gambe. Scendiamo, ginocchia su e andiamo ad allungare la gamba destra flettendo la sinistra. Quindi andiamo a fare il leg circle dalla parte opposta. Cominciamo con la rotazione più semplice, quella facilitata, cioè con la gamba flessa a tavolino. Manteniamo la coscia perpendicolare. Espirando durante l'allontanamento della gamba e 6 invertiamo il giro, il bacino stabile, l'addome bene attivo, e stiriamo la gamba giù, tirala bene. Porta le mani sotto la coscia, allunga, punta tesa, fletti, fuori l'aria, piede in flex, l'ultimo, salgo, mantengo, leg circle, la gamba ed eseguire un
cerchio più grande che puoi, espirando quando la gamba va ad allontanarsi all'altra. Altri due. Cambio di rotazione. Ultimi due. E scendo. Allungo. Stiro bene. Tutte e due le ginocchia su. Mantengo le gambe piegate. E vado a disegnare dei cerchietti con la punta del naso al soffitto. Nell'altra direzione. E adesso lentamente porto le gambe da una parte. Posiziono in ginocchio, stendendo bene la schiena, vado nella posizione della foglia. Lentamente avvicino le mani alle ginocchia, punto e piede, passo nella posizione del cane. Comincio lentamente ad avvicinare le mani ai piedi, a scendere con i piedi verso il tappetino, rimango in allungo per 10 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e srotoliamo vertebra su vertebra, lentamente, prima le 5 lombari, poi riallineo le 12 dorsali, poi riallineo le 7 cervicali, allungo bene nel respiro, apro e al centro, apro. Apro e lascio andare. Morbide le braccia, morbide le spalle. E la nostra lezione finisce qua. Bene, mi dispiace per l'inconveniente della musica di prima, spero che comunque si siano attaccate bene le due lezioni. Con questo io vi saluto e come vi ho detto è la mia ultima lezione prima di Natale, quindi vi faccio i miei più cari auguri di serenità e soprattutto di tanta 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 salute. Un bacio a tutti e a presto. Ciao!